dopo un'edizione invernale già in ripresa. Pitti Uomo è tornato dal 13 al 16 giugno a Firenze in una fortezza da basso che, secondo quanto annunciato dal sindaco Dario Nardella, si prepara a un restyling. In attesa dei lavori di costruzione del nuovo padiglione Bellavista che inizieranno il 15 luglio e rappresenteranno sicuramente una grande sfida per la prossima edizione della fiera. La fortezza è tornato a fare il pieno di compratori. I dati affluenza dei primi 2 giorni e mezzo vedono infatti i buyer italiani crescere del 5% e quelli esteri oltre il 20% rispetto a giugno 2022. Mentre il neo presidente Pitti Antonio De Matteis ha parlato una stagione da affrontare con coraggio, seppure molto distanti tra loro. Le due principali sfilate avevano in realtà qualcosa in comune. Ovvero erano due modi di celebrare la comunità nella moda. A cominciare da quella dell'atelier fabbrica di Silvia Venturini Fendi. Uscita per il saluto finale con tutto il suo team creativo. La collezione è stata un'esplorazione di una mascolinità affettata e fluida che rimandava al luogo in cui si svolgeva. Lo stesso dove ogni giorno vengono creati i prodotti del brand. Quasi una sorta di performance in cui le modelle si muovevano tra i tavoli da lavoro dove gli operei maestri artigiani trascorrono le loro giornate. È stato sia un richiamo che un tentativo di riaffermare cos'è il lusso italiano. Come nasce e chi lo fa? Un'operazione che sempre più brand stanno portando avanti. Cercando di svincolarsi dallo storytelling intriso di retorica che negli ultimi 20 anni ha svalutato il made in Italy e più in generale il senso del buon gusto europeo. Beni lusso, lo scherzo dell'Europa al mondo, ha scritto pochi giorni fa Yanan Ganesh sul Financial Times in un editoriale provocatorio. Che però solleva alcuni interrogativi interessanti su cosa significhi lusso oggi a partire dai prodotti punta dei grandi marchi. I più riconoscibili e solito pieno loghi, non sono certo un arbitro del gusto. Quindi è con qualche esitazione che faccio la seguente argomentazione. È un'idea piuttosto ingenua di glamour. Come pagare una spunta blu su Twitter? Indossare questo genere di cose comunica il contrario di ciò che dovrebbe significare aver raggiunto uno status, comunica bisogno. Impressionabilità. Dai Ganesh. È una provocazione. Effetti. E per certi versi anche un po' ingenua. Ma è una legittima riflessione in un momento cui il punto di vista europeo. E quindi italiano. Non è più per fortuna né l'unico né il più voluto. Come manteniamo la credibilità delle nostre industrie creative? Come raccontarle? Senza cadere negli stereotipi che oggi tornano a perseguitarci? Se su TikTok vi siete mai imbattuti nei video Tanner Lederstein, creatore che distrugge letteralmente borse di lusso per spiegare ai suoi follower il processo produttivo e le spese vive reali, ve ne farete un'idea come oggi la storia cosa sia lusso. Almeno sui social network, sia molto più difficile da contare.